Pallamano Albatro incapace di contrastare il Bolzano, l'epilogo di una sconfitta. Il Bolzano si prende l'intera posta in palio alla palestra arcadina battendo per 23-22 alla Team Network Albatro. Primo tempo nelle mani dei siracusani, bravi a tentare l'allungo per tre volte ma incapaci di allontanare con decisione gli avversari. Il Bolzano subisce ma non molla e chiude sotto di un solo gol. Nel secondo tempo si aspetta lo stesso leitmotiv dei primi 30 minuti, ma è solo un'illusione per i tanti tifosi che hanno riempito le tribune del palazzetto. Inizia da incubo con una serie di errori che rilanciano gli ospiti, sospinti anche dalle parate del portiere cipriota Nungovic e dal solito Udovicic. Gli uomini di Puccio Young subiscono un primo passivo di 4-0 e appaiono incapaci di reagire. Dalla loro i siracusani mantengono una serie negativa pesantissima dai 7 metri con ben 6 rigori sbagliati, occasioni che peseranno decisamente sul risultato finale. Tutto torna in parità quando in molti avevano perso le speranze, si va sul 22-22 dopo essere stati in svantaggio di 4 reti. Poi è l'epilogo con l'ultimo attacco vincente per i biancorossi di Mario Sporcic e l'ultima occasione persa per raggiungere il pareggio in extremis per i blu-arancio siracusani. Partita con alti e bassi per le due squadre, commenta Sporcic al termine. Era la partita dei due portieri e così è stato. Hanno fatto una partita devastante. Conosciamo benissimo le ambizioni di Siracusa e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, partita atipica per noi che siamo abituati ad andare spesso avanti di più reti. Abbiamo molti giocatori nuovi, conclude il tecnico bolzanino. Andiamo avanti partita dopo partita. Sono contento di questo inizio, ma sabato prossimo avremo il Cassano che sta dimostrando di essere una grande squadra. Dobbiamo lavorare mentalmente, ammette Pedro Hermogues, deve essere diverso l'atteggiamento nel secondo tempo, rientriamo in campo con troppa difficoltà, è accaduto anche a Fasano, quindi è giusto lavorare molto su questo aspetto.